Quarta fatica per il regista Henry Secchiaroli. Da giovedì 29 marzo sarà nelle sale Fate Vobis, un film sempre amatrice dialettale che parla della storica rivalità tra le due città Fano e Pesaro con un consolidato cast di attori provenienti tutti dal bacino delle compagnie dialettali locali e scaturito, manco a dirlo, dal sodalizio di penna con Ermanno Simoncelli col quale ha iniziato fin dalla serie degli Sbancati. Questo film, però, si discosta completamente dai precedenti film, più attrazione comica e grottesca della sceneggiatura, per imboccare decisamente la tanto decantata commedia all'italiana, dove si intrecciano situazioni paradossali con drammatiche realtà quotidiane, come la perdita del lavoro e la crisi economica, che spingono i protagonisti a compiere gesta tragicomiche. Mi fai 5? 5 con 50? No, come 5 euro. Allora fate Vobish, più che altro, più che voi. Fate voi, fate voi. <ride> sì, sì. fate voi se venire a vedere o no questo film, anzi sì, cioè, vi invito a vedere questo film perché è bellissimo, eh, abbiamo alzato il livello, ironicamente eh, Carmine al cinema ha scritto 13 nomination all'Oscar, è eh, solo per far capire il livello nuovo eh, che abbiamo comunque messo in, in campo. L'eterna lotta fanno peso, l'orgoglio, il campanilismo. La crisi economica, e quindi c'è un mix di, di, come dire, di ingredienti che fanno attualissima la storia, quindi da vedere assolutamente. Il cast è un cast con elementi ormai consolidati per te? Il cast è sempre il nostro cast dialettale, sempre ormai sempre più bravi, sempre più, poi attori nuovi: Irene Guidi, Daniele Borghi, che sono due attori giovani che sono per la prima volta sullo schermo e in dialetto. Quindi, bello, cioè, venite. Come si dice spesso la realtà supera la fantasia ed è proprio da un fatto di cronaca avvenuto in Piemonte che gli sceneggiatori hanno preso lo spunto per la stesura dei testi di questo film. c'è Celli allora un sodalizio, quello con Erice Cheore, ormai inscindibile anche, anche, quest anche questa volta. Ha scritto... E mi fa molto piacere, perché questo tra l'altro è un film che mi ha divertito molto, mi ha fatto molto piacere farlo, perché vabbè adesso a parte l'amicizia con... Con Harry, anche perché fino all'anno scorso ragionavamo di procedere con il terzo film sugli sbancati. Eravamo molto indecisi per la verità, anche sulla, sulla storia, su come fare la sceneggiatura, eccetera. Poi è, stato un, è capitato che proprio in un bar davanti a un caffè ci siamo messi a parlare di, di, una, di altro e lui mi ha detto che aveva letto una, un articolo sul Mi pare con della Sera, su un avvenimento di non mi ricordo la città, comunque in Piemonte è una storia che aveva tutte le caratteristiche per essere una classica commedia all'italiana perché facei una dico eh? in dialetto facei una bella commedia alla fanese, sulle basi proprio delle storie grottesche delle commedie all'italiana e così è nato. La pellicola è stata girata completamente nelle campagne fanesi ed in città con non pochi risvolti tragicomici, appunto, anche durante le riprese dove la finzione alle volte è stata scambiata per realtà, innescando alcune reazioni un poco disarticolate in chi non ha capito di trovarsi nel bel mezzo di un set cinematografico. Vedi scena della rapina in banca in Viale Vittorio Veneto. Insomma, ma aiuti o non maiuti